Buon salve a tutti, come state? Spero tutti bene, perché anche oggi iniziamo una nuova Acrom. Stavo guardando un attimo prima di iniziare il mio muro, e questa qua di Persona 5 non si vede perché la copro ogni volta con la sedia o con la mia persona, letteralmente. Ma in realtà non si vede una sega di niente dietro. L'avevo creato questo spazio per quando facevamo il just chatting durante il lockdown. Però lo usiamo veramente poco. Lo usiamo veramente poco questo spazio. Prima o poi lo aggiorniamo con qualcos'altro, chi lo sa. In ogni caso, oggi nuova Acrom. Quella di ieri non mi è piaciuta, purtroppo. Sembrava molto promettente all'inizio, ma se ci lavorassero ancora un pochino sarebbe un attimo meglio. Quindi ci trasferiamo di già di qua. Pokémon, this gym of mine. Se non fosse che purtroppo in questa Acrom Non esiste il... Ah, ma esiste anche... Oh, diverso dello speech, wow. Il vero full screen. Il vero full screen è una merda così, il che mi fa venire voglia di giocarlo in L piuttosto che in quello. In ogni caso, nuovo game. Peccato che è bianco su... Che non si legge niente sopra il resto. E mi chiedo se sia colpa mia. Starting, please be patient. Hello, sorry for the waiting. Ciao, scusa per l'attesa. Benvenuto nella registrazione del capo palestra. Questo programma è creato per aiutare the gym you take, per aiutarti a creare la palestra di cui prenderai possesso e renderla totalmente tua. Sei stato scelto per le tue abilità come promettente allenatore. So che non ci deluderai, speriamo. Hai bisogno di qualche aiuto? Sono sicuro di poterti aiutare. I controlli, vediamo. Ok, altra Acrom che purtroppo supporta il controller, eh? Allora, muoviti con le frecce, C per usare gli oggetti, confermare, X per uscire, cancellare, ok, Z per correre, F per un oggetto registrato, ok. Poi, job, molto bene, senza aspettare oltre, il tuo lavoro è testare la forza degli allenatori locali e assicurarti che solo i migliori possano farcela per diventare campioni. Comunque non è tutto. La città che... La città che ospita la tua palestra si aspetta molto da te. Tienili felici e, molto importante, al sicuro. You will be a role... sarai un esempio da seguire, una sfida per molti e soprattutto un grande allenatore. Speriamo.
Just you flat. Questo è molto più che tu che ti sbatti. Che sbatti in faccia alla gente il tuo potere. Chance per tu. Questa è la tua chance per metterti in una in nuove situazioni. Alcune che non ti saresti neanche mai immaginato. Vai in contatto con la community, aiuta i deboli e sfida i forti. Questo è il tuo compito. Grazie. Basta informazioni. Come tu ben sai, ci sono certe restrizioni dentro le palestre. Solo Pokémon di un singolo tipo possono essere usate per ogni palestra. Anche se ci sono alcune eccezioni. Ecco, questa è una cosa che non ho mai capito in Pokémon. Io capisco che ogni palestra è di un tipo solo, perché ti devono sfidare in quel determinato tipologia, perché tu sei il grande master di sto gran cazzo. Ma perché non hanno mai creato delle palestre a tema? Per esempio, io sono un amante di computer. Mi metti Porygon, mi metti, che ne so, Rotom che è elettrico, mi metti Aron che è metallico, sai, metallo e cose elettriche, queste cose qua. Perché non hanno mai fatto delle palestre a tema? Bah, sono cose che non... chi lo sa. Poi, ne parleremo comunque più avanti, per adesso ti do solo qualche introduzione. Sembra che alcuni dati del programma sono stati corrotti. Qual è la tua immagine? Maschio o femmina? Vabbè, facciamo maschio. Da dove è apparsa? Scusami. D'accordo, puoi rientrare il tuo nome? Da dove è apparsa? E perché non posso scriverlo? Vabbè, lo sistemerò nelle opzioni questo. Nope. Ecco fatto. Quindi ti chiami Geco, eh? Geco, sei pronto? Il tuo inizio come allenatore, come capo palestra sta per avere inizio. Ti affronterai momenti divertenti e sfide molto dure. Ciao, buonasera. Ogni cosa che fai importa. Mantieni l'apparenza, giovani allenatori. E ora iniziamo. Ok. Ora, il tipo di Pokémon che tu mastererai. Per favore scegli una gemma del tipo di Pokémon che scegli. Che bello, c'è anche l'effetto specchio. Ma se io corro... No, qua c'è un muro. Allora, tu cosa sei? Drago. Troppo mainstream, tutti vogliono fare i draghi. Tu? Lotta? No. Ghiaccio, ovviamente. Questa? Buio? No. Io voglio fare... No. No. Voglio fare... Vediamo se è questa. Il tipo fantasma. Però vediamo anche le altre. Vediamo se c'è anche il folletto. Normale? Assolutamente no. Volante? Questo? Se ghiaccio era sotto, cosa può essere? Acciaio? Esatto, immaginavo. Acciaio è un'ottima scelta. Psichico. Eccolo qua, folletto. No. Questo è terra? Roccia. Ok. L'ho pubblicato il famoso video acquisti. Se ti va di darci un'occhiata. Appena pubblicato. Avere il permesso per i link. Esatto, Twitch non ti permette di mandare i link. Allora, andiamo con il tipo spettro. Ci sono tanti tipi spettro che mi interessano. Vediamo quanti ne ha questo gioco. Vediamo fino a che generazione arriva. Sembra che ci siano 3 Pokémon in lista nel database per questo tipo. Per favore, scegli il tuo partner. Misdreau, Duskull e Drifloom. Speravo qualcosina di meglio, sai? Duskull non è male. Dusclops e Duxnoir sono forti. Però sceglierò Misdreau. Un Pokémon complicato che può mettere
gli avversari in difficoltà in un combattimento. È questo il tuo Pokémon? Se scelgo no, ok, va bene, scegliamo Misdreau. Yes. Geko ottiene un Misdreau. Te lo posso mandare in privato. Vai tranquillo, poi lo recupero direttamente da YouTube, non ti preoccupare. D'accordo, Geko, il tuo tempo è arrivato. Inizierai domani, preparati e ci vediamo lì. Ok. Iniziamo come allenatore di tipo spettro, vediamo se va bene. Ah, devi essere il nuovo capo palestra, benvenuto a New Day Plane. Take off, Regi. Tu prenderai la palestra di Umbal City, giusto? Io sono il sindaco, Dalton. Sarò responsabile per tenere... What not? Non lo so. What not? Boh, non so cosa significhi. Sono il responsabile che ti terrà informato e... What not? Boh. Posso avere il tuo nome? Geko? Perfetto. Sono sicuro che sarai grandioso. Sicuramente non puoi essere peggio dell'ultimo. Non so cosa sia successo, ma... Ha già lasciato la città? Rot significa tipo... A marcire. Ha lasciato la città a marcire un giorno. Densi. La cosa peggiore è che questa gang ha preso i residenti della città recentemente. E anche lì non ha fatto assolutamente nulla. Town folks are less than eager. Per questo, gli abitanti, alcuni bifolchi della città, sono un po' restii ad avere un capo palestra. Ma non ti preoccupare. Se segui i miei consigli, ricreeremo l'immagine del capo palestra. La strada per Umbal City è abbastanza dritta, quindi ti aspetterò di fronte alla palestra. Ci vediamo lì. Ah! Giuramento, prima di... Ti sei ricordato di portare tutto con te, giusto? Pokédex, Pokégear e le tue scarpe da corsa? Sentiti libero di guardare prima di andare troppo lontano. E se torno alla nave? Non posso tornare alla nave. Ok, le scarpette già ce le abbiamo. Vediamo. Misdreau, come sei messo? Bold. Non è male. What not, cosa no? Non credo. Ti lascio un commento sotto il mio ultimo video... Se ti va di vederlo, poi ci sono delle chicche PS1. Va bene, grazie. What not? Ah sì. Ma non ha senso. Cioè... Boh, magari aveva un senso diverso nella frase. Comunque... Growl, Psycho Wave e Spite. Psych Wave non è male, ma... Unleash the Grudge of Molest Moves Used by Target, Cattivo. Abbiamo un po' un moveset merdolino qui, Non è buono. Ma dite che posso già allenarmi? Beh, almeno ci sono le transizioni di battaglia. Almeno quello. Questa zona potrebbe non essere male per allenarsi. Più che altro non abbiamo il... Non abbiamo modo di speedare il gioco. Io arriverei almeno a livello 6. Giusto per andare sicuri contro chiunque ci sia da queste parti. E già che ci siamo, vediamo anche un po' i dintorni. Tanto... Le prime zone sono sempre Pokémon di tipo normale. Quindi a noi che abbiamo il tipo spettro ci fanno una sega. Avessimo avuto altri tipi... Questo Rattata però è bello fortino, eh. Ma io posso catturare Pokémon? Allora, già so che... Il gioco mi impedirà di usarli. Ma io posso catturarli, eventualmente? Non lo so. Può essere. Allora, vediamo quanto si... la madonna, quanto si estende! Mica me l'aspettavo così lunga. Ecco, questo
Questo potrebbe essere un po' un problema, effettivamente. Scappiamo. Meglio... meglio tornare in zone un attimo di erba un po' più tranquille. Ecco, questo... però è tipo buio, non è... non è spettro. O è spettro. Sablai è un tipo spettro? Cazzo, se fosse tipo spettro io lo voglio. Scappiamo. Meglio uscire dall'erba prima che mi fanno il culo. Ok, Marco livello 4. Che però, essendo buio, non gli posso fare niente, quindi me ne vado. Meglio allenarsi con i Rattata, che perlomeno per il momento non ci fanno nulla. Ecco qua. Che poi magari adesso mi mettono subito in palestra, ma io non posso fare nulla perché giustamente arriviamo tra poco a 0 pp. Mi metto subito a combattere senza neanche curarmi. Ecco qua, fatto. Ancora un pochino. Quanto mi servirebbe per salire? Allora, 7 punti e ho ancora 4 pp. Ce la dovrei riuscire a fare. Vediamo se è un Rattata o simili. Ce la fa. Lo voglio. Ma non è. Perché non ho fatto buio? Perché non ho fatto i tipi buio? Maledizione. Avevamo già uno Zorua qui. Oh. Mamma. C'era uno Zorua. Perché non ho fatto tipo buio? Spero di ucciderlo con 4. Ho sbagliato. Spero di ucciderlo con 4 colpi. Sì, 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 aumentati la difesa quanto vuoi, pirla. Tanto io sono immune. E soprattutto ti attacco speciale. Ma aspetta. Com'è che gli ho fatto così poco danno? No, ti prego uccidilo. Critico, critico, critico. Che culo. Ok, livello 6. Impara un'altra mossa, ti prego. Ah, fanculo. Va bene. Allora, tu chi sei? Ah, sei il nuovo gym leader? Cioè, il nuovo capo palestra? Spero che sarai meglio... no, ti auguro il meglio. Ecco, prendi questo. Una Pokéball. Che bello. Ancora una, giusto per sicurezza. Ti ringrazio, molto gentile. Però ho bisogno di curarmi. Ora che hai accettato il mio regalo, promettimi una cosa. Promettimi che non lascerai un Ball City nello stesso modo dell'altro capo palestra. Spero per noi di no. Pozione. Io spero che nessuno di queste persone mi voglia sfidare. Bello, grazie. Perché ho la certezza che in ste zone ci sia qualcosa? Tra l'altro, Wilding Woods. No! Io non posso combattere. Non ho mosse. Come faccio? Non posso. Help. Sono già softlockato. Cazzo. Non posso fare nulla. Ho softlockato già il gioco io. Aiuto. Merda. Perché non ho fatto un salvataggio? L'unica cosa che ci rimane da fare adesso è... è sprecare tutti i pp. E io devo sprecare 40 pp. Questo perché otterrei l'attacco, quello che puoi usare quando non hai più pp di nessuna mossa. Merda. A sto punto, guarda, se riesco a farlo a lui tanto meglio, perché almeno uno dei due muore in qualche modo. Uno dei due deve morire. E quello non sarò io, per fortuna. Cazzo. Tail Whip, Franco. Meno male che avevamo Spite in realtà, perché perlomeno abbreviamo forse questo combattimento infinito. Ce ne rimangono 27. Oh Cristo.
Che molti non lo sanno che quando finisci i pipì di tutte le mosse del tuo parco lotta, diciamo, il Pokémon fa un attacco perché non ti lascia scoperto. Il problema è che difficilmente ottieni una situazione del genere, a meno che non hai tutte mosse da 5 pipì. Non ci arriverai mai a una situazione del genere. Noi ci dobbiamo mettere di forza a farlo. Ci dobbiamo mettere per forza a farlo perché non abbiamo altro modo adesso. Non abbiamo altro modo per poter attaccare. A quanto siamo? Perché lui è ancora con te, il Whip ne ha. Io sono a 18 per amor di Dio. Per amor di Dio forse riesco ad attaccare prima e forse a vincere, forse. Dipende tutto adesso da quanti colpi ci vorranno, mamma mia. Dipende tutto da quello. Io intanto controllo una cosa sul computer, già che ci siamo, perché se dobbiamo continuare così non ne esco più. Ah, pure qui che attacca c'ha il bastardo? Ma pensa un po'. Il ruttino. Ecco qua. Dai che piano piano credo che ci siamo. Sì, usa pure Quick Attack quante volte vuoi, perché tanto trippa per gatti qui, gene mia. Che lui poi riesca ad attaccarmi o meno, penso sia indifferente, visto quante volte io ho abbassato l'attacco. Ormai mi farà uno di danno. A dir tanto. Ti prego. 3, 2. Ultimo growl. Il combattimento più lungo della mia vita. Oh, finalmente. Mamma mia. Lo so che non ho mosse che mi sono rimaste, ciccio. È l'unica opzione che mi è rimasta per attaccare. Devo arrivare alla città il più in fretta possibile, sperando di non creparti. Mamma mia. Ratata, no. Va a cagare. Reputazione aumentata di 10. Evitare tutti i combattimenti ora. C'è una Pokéball lì. Non posso. Eccola, Umbal City. Un centro Pokémon c'è? Ti prego. Cos'è tutta sta merda? Un centro Pokémon, per favore. Mi serve un centro Pokémon, help. O una casa, che ne so, qualcosa per dormire. Non puoi entrarci ed è cattivo. Va bene. Quindi se no capo palestra, spero che sarai meglio dell'ultimo. Lo sperano tutti a quanto pare. Oh, meno male. Meno male. Curami. Curami per favore. Oh, meno male. Grazie. Ce la siamo già vista butta ancora prima di iniziare il nostro lavoro. Quanti box abbiamo? 30. Abbastanza normale, ok. C'abbiamo qualche oggetto, tipo, sai, solita pozione che c'è in tutti i giochi di Pokémon appena avvia il computer. Ok, allora, abbiamo delle Pokéball, ma non posso usare Pokémon che non siano del mio tipo. Però questo non mi impedisce di catturarli. Sableye, quindi. E Area Unknown ti piacerebbe. Credo semplicemente che in questo gioco, come in Infinite Fusion, non sai, non ti fanno vedere dove sono. 165 per adesso. E Zoroark 163. Forse non ci sono tutti i Pokémon in questo gioco. Allora, intanto faccio un salvataggio. Ecco qua. Allora, grande capo. Ah, felice di vedere che ce l'hai fatta. Com'è stato il viaggio? Spero che gli abitanti del luogo non ti abbiano trattato troppo male. In ogni caso, domani
inizieremo a lavorare. È meglio che tu sia pronto, ecco, lascia che ti mostri dove vivrai da qui in avanti. A parte che lui non si muove così e basta. Questa è casa tua. Mettiti comodo e ci vediamo al municipio domani. Siamo in live anche su YouTube. In che senso? In che senso anche su YouTube? Scusami, stavo controllando una cosa. Allora, visto che domani iniziamo a lavorare, sembra che non ti abbia notato. Vediamo cosa c'è qui attorno. No, non un altro. Comunque, un nuovo, come si dice? Una nuova costruzione sarà fatta qui. Ma non abbiamo ancora nessun piano. Capo palestra Geco, se hai alcuni piani dal... se prendi alcuni piani di costruzione dal municipio, possiamo iniziare. Ok, immagino che quindi adesso gaminga. Sono l'uomo del daycare. Ti aiuterò a prenderti cura e allenare i tuoi Pokémon. Ogni Pokémon... che può essere allenato devi essere lasciato a mia moglie. Ok, quindi queste zone sono tutte quante zone di costruzione. Quindi la città viene costruita a mia scelta. Fantastico, un altro capo palestra. Forza ragazzina, vediamo. Siamo solo su Twitch in live. Sì, esatto. Grazie per i 100 Sky. Siamo solo su Twitch perché essendo affiliato non posso fare stream sia su Twitch che su YouTube, perché sennò Twitch mi castra, insomma, mi toglie l'affiliazione. Potrei togliere l'affiliazione per farle entrambe, però meglio scegliere una piattaforma. Effettivamente dovrei iniziare a farle più su YouTube che su Twitch, forse. Ho più pubblico di là che potrebbe arrivare. Ci dovrei pensare, effettivamente. Solo che non voglio intasare il canale di... Oh no. Non di nuovo. No, no, no. No. No, di nuovo no. Ma io un Pokémon di tipo spettro, perché ho attacchi solamente di tipo psichico? Perché non ho un palla ombra, Cristo? E perché non ho altri Pokémon? Di nuovo in questa situazione, no. Siamo di nuovo softlockati dal gioco. Devo di nuovo finire tutti quanti i PP per poter attaccare. Cristo. Gioco, mi hai messo in una situazione di merda. Non mi puoi mettere i primi allenatori che hanno tipi buio, perché se io scelgo il tipo spettro sono nella merda. Sono nella merda. Vedete, forse è colpa mia che l'ho scelta. È colpa mia. Ma non mi puoi mettere un attacco psichico su un Pokémon di tipo spettro e non avere altre scelte. Maledizione. Vabbè, io intanto lo indebolisco. Se dovesse uccidermi, tanto meglio. La cosa buona è che per fortuna abbiamo due pozioni. Mal che vada, mi curo. Uno dei due dovrà morire. Le fusioni sono finite. Abbiamo finito il gioco. Sto caricando tutte quante le sintesi sugli shorts. Più avanti penso di fare qualche episodio speciale, tipo metterò un video in cui chiedo quali fusioni vogliono le persone e come dire, e le creiamo. Però per il momento il gioco è finito. Pensavo di fare la hard mode,
Però non mi andava di ricominciare il gioco nuovamente da capo, quindi per il momento l'ho lasciato da parte. Per il momento lo lascio da parte, nonostante sia la migliore Atrom che ho giocato negli ultimi anni, veramente. A livello proprio di creazione, di gestione, migliore Atrom che abbia giocato. Anche perché il concetto delle fusioni Pokémon è veramente incredibile. È veramente incredibile. Uno dei due dovrà morire. E quello non sarò io. E quello, te lo giuro, non sarò io. Devo catturare qualche altro Pokémon. Se riuscissi a catturare uno Zorua catturando un Pokémon di tipo normale, non mi dispiacerebbe. Il punto è che per di nuovo dobbiamo rimetterci qui ad aspettare che finiamo altri 26 ruggiti. Dobbiamo metterci ad aspettare, perché non ho mosse per poter attaccare. Eccolo, ha iniziato lui. Le ha finite prima lui i PP, perfetto. Perfetto, siamo in vantaggio ora. Morirà prima lui. Ci fa 10 di danno. In teoria, se adesso... Perfetto, se adesso mi curo un'altra volta, vittoria nostra. Sia benedetto il Signore. Vai, cazzo. Cos'è appena successo? Io non potevo attaccare te e tu sei morta. Ecco cos'è successo. Reputazione è salita a 15. No, di 15 in realtà. Mamma mia. Allora, Sableye è un tipo spettro solo buio. Perché se fosse anche spettro, io non me lo ricordo, se è tipo... è anche tipo spettro. Scusatemi. Perfetto. Io tra l'altro... ecco, esatto, sentivo tutto molto basso. Dobbiamo catturare un altro Pokémon. E quel Pokémon sarà proprio un Sableye. A proposito, guardiamo un attimo le opzioni. Ok, no, ho già segnato tutto. Salviamo, per sicurezza. Ecco qua. Ok, ciccio. Bella la musica della città, comunque. Io voglio quello Zorua. A prescindere da tutto, anche se non possiamo usarlo, io lo voglio. Detto questo, abbiamo solo due Pokéball. Non possiamo sprecarle. Prima di tutto, ho bisogno di un Pokémon che possa attaccare. Buongiorno, Gastly. Ah, pure. Pezzo di merda. Allora, ti prego, sopravvivi. Sopravvivi, sopravvivi, sopravvivi. Dannazione. Va bene, non importa. Almeno saliamo un pochino di livello. Un Gastly sarebbe perfetto. Se riusciamo a catturare... attenzione, non posso sfidare, gente. Se riusciamo a catturarlo, abbiamo comunque possibilità di poter attaccare gli altri. E avremo già due Pokémon nella nostra squadra. Il che ci mette già in una situazione di vantaggio assurdo. Probabilmente che neanche il gioco intendeva. Tra l'altro, devo vedere se il Pokégear funziona. Il Pokénav. Oh, è Pokégear qui, aspetta. Pokégear. Ci fa vedere la mappa e basta. Ok.
Eccoci qua. Allora, non posso sfidare la ragazza perché metti che è un tipo buio, siamo di nuovo fregati come poco fa. Allora, cerchiamo quel Ghastly a questo punto, perché Ghastly è l'unico che al momento possiamo usare e che potremmo catturare tranquillamente. Allora, aspetta, facciamo un salvataggio di nuovo. Ghastly, Ghastly, Ghastly. Allora, comunque iniziamo ad uccidere sta merdaglia qua, che tanto sono livelli per noi. Ah, giusto, l'attacco varia di intensità, ecco perché prima l'abbiamo quasi rischiata di non ucciderlo. Mi ero dimenticato del dettaglio. Ti prego, Ghastly. Beh, un Rattata livello 9. Qualcosa lo possiamo fare, dai. Sì, 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 concentrati quante volte vuoi, che tanto tra poco ci crepi. Ancora uno. Perfetto. 100 punti esperienza. Così, a gratis. Dai, ti prego, dammi quel Ghastly. Non posso prenderlo questo. Maledizione a te, Ghastly, dove sei? Ora che so che c'è, lo voglio. Ci serve, maledizione. Ah, mamma mia. Ok, scusate, mi stavo controllando una cosa velocemente. Livello 11 non sarebbe male da uccidere, ma... Dove è finito quel Ghastly? Maledizione! Voglio quel Ghastly! Ci serve quel Ghastly, lo voglio! Anche perché se provassi a prendere Sablai non posso attaccarlo, perché essendo comunque tipo buio mi resiste lo psichico, il bastardo. Adesso solo Markros riescono, mamma mia. Proviamo un attimo il Poké Gear, vediamo se mi aiuta. Ovviamente no. Celadon City, Battle Frontier. Scusami. Scusami. Ma io dove sono? Cioè, dov'è la mia città? Vabbè. Allora, ho bisogno di quel Ghastly. Ho bisogno di quel Ghastly e non ce ne possiamo andare via senza di lui. E adesso è tutta una presa per il culo. Continua ad apparire solo Rattata merdosi. Mi continua a sfuggire solo Rattata merdosi. Il gioco lo sa e lo fa apposta. Me l'ha fatto vedere una volta quel Ghastly. Una sola e singola volta. Non me lo sta più facendo rivedere. Il gioco sa. Zubat. E effettivamente Pokémon di tipo spettro sono difficili da trovare, però qualcosina ci sono. C'è Dusclop, c'è appunto Sablai, c'è Misdreavus, c'è Gengar. Se solo uscisse fuori sto maledettissimo Ghastly. Dai, una volta me l'hai fatto vedere, me l'hai fatto vedere per poi togliermelo di nuovo dalle mani. Anche Zorua, sicuro non me lo fa rivedere mai più. Mai più lo rivedremo, sicuro. Guardali, guardali che non escono più. Mamma mia. Voglio quel Ghastly, voglio quel Ghastly. Il gioco mi sta prendendo per il culo. Che fastidio, che odio. Che odio, mamma mia. Eccolo! Sia benedetto, sia benedetto, eccolo. Non morire. Speriamo.
Yes! L'abbiamo preso! La nostra prima cattura! Oh, che soddisfazione! Che soddisfazione! No! Sceninja! Abbiamo la possibilità di prendere uno Sceninja in squadra! Beh, non me lo farei certo scappare uno Sceninja io. Spero solo che mi bastino la quantità di attacchi. Ma in questo gioco c'è il PP Hall. Nel PP Hall, l'XP Hall. 50 non sembrerebbe, o almeno... forse non ancora. O forse non c'è e basta. Se non ci fosse, vabbè, non sarebbe un problema, però... Shroomish è bello. Shroomish è un bel pokemino. Se facessimo la palestra di tipo le... erba o lotta, l'avrei preso. Volentieri anche. Non è male, è molto veloce e abbastanza forte, tra l'altro. Ciao. Questo attacco di merda dove dobbiamo andare, dai. Ti prego, ammazzami. Ammazzami così ce ne andiamo da sta situazione. Assorbi sto gran paio di palle, cretino. Allora, Confuse Ray. Che palle di nuovo sta mossa di merda. Me ne fuggo e faccio prima. Non ho più pipì, neanche energia. Meglio non rischiare di morire per nulla. Vediamo, aspetta un secondo. Sono il maniaco delle... il maniaco, suona un po' male. Sono il Move Maniac. Conosco ogni singola mossa che tutti i Pokémon possono imparare. Inoltre colleziono Sky e Cuore. Se me ne porti una, insegnerò una mossa al tuo Pokémon. Grazie. Lei, vecchia? Sono il Move Tutor. Posso insegnare speciali tecniche molto potenti ad alcuni dei tuoi Pokémon. Allora, aspetta, signora. Faccia vedere. Perché immagino che queste siano per gli starter del gioco. Cioè, per... sai. Ho sbagliato. Per i tre starter classici. Tra l'altro, la mia città finisce qui. Sì, c'è la pula. Ci sono i pulotti. Ci sono delle rocce. Allora, io passerei ancora un pochino di tempo ad allenare almeno Gastly. Almeno per livellarlo sul 7. Tra l'altro, o meglio, a che livello è? No, ho sbagliato, mi scusi. È all'8, eh? Allora portiamole entrambi al 9. Che dici? E anzi, se riesco a prendere prima citato Sableye, sai, se riesco a prendere quel Sableye siamo in ottime mani. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo una sola Pokéball. Salviamo. Effettivamente dovrei mettere prima lui. Intanto lascio Misdreavus per allenarlo, in realtà. Speed boost, certo, ti piacerebbe. Sì, 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 continua a boostarti tutte le volte che vuoi, che tanto a qualcosa di sicuro ti servirà. Ottimo. Astonish, Astonish, che mossa, eh? Attack the target, shouting starfire. Target flinch. Un po' una mossa di merda, però abbiamo quello.
Per il momento dovrei farmela bastare. Cos'è, un Voltorb? No, è un Burp. Ok. Pensavo fosse la Pokéball che mi avesse... Sì, rallentami tutte le volte che vuoi, tanto sono qui solo per ucciderti. Ecco fatto. Mica male. Allora, oh, giusto. Un antidoto. Vabbè, niente di eccezionale. Allora. Già aver trovato un Ghastly comunque è una magnifica cosa. Dai però. Vabbè dai, uccidiamolo, già che siamo qui. Se non fosse che l'unica mossa di merda che abbiamo fa veramente schifo. Il danno variabile è veramente una condizione del cazzo. Qua che cosa c'è? C'è un oggetto? C'è una grotta. Caverna della conoscenza. Oh! A parte il buio. Ma tu sei incredibile, sappilo. Tu se non ti fai catturare sei un pezzo di merda. Bravissimo che è sopravvissuto. Bravo. Ti prego, fa un culo Sublime. Voglio quel golet. Uno, due, tre. Vai. Non potevo aspettarmi trio migliore per iniziare. Non potevo aspettare trio migliore, veramente. Tra l'altro, vediamo le loro statistiche. Lui è bold. Niente di eccezionale, ma non ci fa schifo. Mi è solo venuto... No, è il rosso che è buono. Lui non è grandioso. Lui è perfetto. Lui va benissimo. Va bene così. Lui ce ne faremo una ragione per il momento. Ok. Abbiamo la nostra triade per iniziare il nostro Duego. Livello 10 tutti quanti. Oh, uno scatterbug. Giusto per finire in bellezza. Almeno. Livelliamo un attimo. E ai prossimi giri saremo più forti. Ottimo. Vorrei vedere, giusto prima di andarcene, com'è messo il Pokémarket. Che si trova qua in fondo. Allora, tu che cosa c'hai qui? Benvenuto, come posso servirti? Ah, pietre evolutive. Sai che quasi quasi... Questa cos'è, scusa? Ah, l'Eyestone. Razzo... Oh, la madonna. Ma vende tutte le cose evolutive questo. Complimenti, tu invece vendi le cose normali. Pokéball e pozioni. Io ti dico che quella Duxton io la prendo subito. Io la prendo già adesso. Abbiamo i soldi per 3000 poche dollari. Facciamo già evolvere il nostro starter. Assolutamente. Ne vale tutta la pena. Abbiamo già uno starter più forte di quanto dovremmo. In questo modo. E però forse ho fatto una mezza cazzata. Forse. C'è un plus e c'è un minus in questa situazione. Perché Misdry potrebbe imparare delle mosse che Miss Magius non potrebbe imparare. D'altro canto Miss Magius potrebbe imparare prima delle mosse molto più forti che in altri casi non avrebbe potuto imparare. Vediamo subito, vediamo la wiki. Allora,
Miss Drew. Allora, Miss Drew, che mosse impari? Vediamo. A livello 10 sgomento, stordiraggio, ma lo sguardo. Allora, vediamo Miss Medius intanto. Palla ombra al 41, eh. Forse ho fatto una mezza cazzata, sai? Perché al 41 impariamo palla ombra. Vediamo. Mi sa che abbiamo fatto una cavolata, eh. Vediamo. Sai che non impara una sega? Già. In questo modo ci siamo fregati da soli. Ci siamo fregati da soli. Perché Miss Medius non impara nessuna mossa. È un Pokémon sfigatissimo. Potente, ma sfigato. Vorrei, e anzi dovremmo, arrivare al 50 con Miss Drew. Già. Il che ci porta... a uscire dal gioco. No, non voglio salvare. Ah, proprio così me lo chiude? Ok, pensavo che mi facesse solamente uscire. Ah, ma posso fare anche altre partite? No, non credo. Credo ci sia solo un salvataggio. Nope, ho sbagliato. Ok, ho ancora tutti i miei i soldi. Perfetto. Ok. Va bene, andiamo a casa allora. Com'è grossa casa nostra. Abbiamo anche un computer, pensa un po'. E possiamo prendere i Pokémon dal nostro computer, è incredibile. Non dobbiamo neanche andare al centro Pokémon. È la tua roba, sembra che tutto sia qui. Oh! Envelope. C'è un envelope qui. Ci sono delle MT, dovrebbero essere le signature move della tua palestra. Sì, Shadow Ball. Probabilmente dovresti andare al... come si chiama? Al municipio adesso. E allora ti dico, insegniamogliela subito, a tutti. Sperando che sia infinita. Perché in questo caso se impariamo già palla ombra, mi serve una sega arrivare al 50. Non mi serve veramente a nulla arrivare al 50 in questo modo. Perfetto. Oh, meno male, sono infinite, meno male. Mi giri l'Acrom, non posso girarla, e poi non è una Acrom ma è un gioco che funziona da solo. Basta che scrivi il nome del titolo che c'è in descrizione e te la trova direttamente. Minluk, come cazzo si chiama sta mod, sto gioco? Mi ricordo già più. This gym of mine. È scritto nel titolo della live. E me la son pure dimenticata. Ok. Ultima Shadow Ball. Giustamente Twitch e YouTube ti dicono che non puoi
parlare di queste cose. Poi se qualcuno ci gioca non è nessun problema, ma giustamente non si possono sponsorizzare le Acron perché sono, diciamo, materiale illegale, e c'hanno ragione a modo loro. Dov'è il sindaco? È questo? E tu che cazzo ci fai qua, sfigato? Perfetto, ora che sono stati tutti ben shakerati, è il momento di mettere giù delle nuove regole. La città non si chiama più Umbal, il nuovo nome è Garbage City. Poi, tutto appartiene a Rogue Rider. You can keep the New Age City. Voi potete tenere la spazzatura, noi ci prendiamo tutto quanto quello che è raro. Don't hurt the New Gene. Cosa più importante, non aiutate il nuovo capopalestra. Infatti, you should run them out. Dovreste mandarlo via il prima possibile. E infine, non mi piace quando uno stupido idiota mi fissa senza dire nulla. Vai a fare qualcos'altro. Perfetto, ora sono arrabbiato. Preparati a essere sconfitto. Mamma mia, ti faccio un culo così. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe, avrei dovuto curarmi. Ora sono più che preparato. Siamo più che preparati a questa stupida battaglia. Scraggy, eh? Madonna mia, se non avessimo catturato gli altri tre Pokémon e se non avessi imparato Palla Ombra, al momento sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato impossibile combattere. Siamo paralizzati, quando mai. Sperando che gli altri siano... Merda, ho dimenticato di curarli. Meno male che è più veloce lui. Meno male che siamo più veloci. Devi prendermi per il culo. Ma come? Via dalla mia strada. Questo è il municipio? Io in ogni caso è meglio se prima vado a curarmi. Ecco qua, a posto. Ok, direi che per la palestra siamo pronti. Io, visto che i soldi ce li abbiamo, prenderei qualche nuova Pokéball e andrei a prendere anche Sableye. Anzi, aspetta un attimo. Facciamo un salvataggio, vediamo se mi danno le Premier Ball. Ecco qua, appunto. Vediamo se ci regalano delle Premier Ball. Perfetto, ogni 10 Pokéball è una Premier Ball in omaggio. Io vado a catturare quel Sableye. Ho il naso che si sta chiudendo, mamma mia. Devo liberarmi il naso perché non riesco più a respirare. Il problema è che mi succede così all'improvviso. Mi succede all'improvviso che mi parte il naso e respiro più. Dobbiamo sperare che però Sableye non crepi con un colpo. Mal che vada, abbiamo Astonish che fa molto meno danno. Forse dovremmo puntare proprio a quello. Che poi io sto passando adesso in mezzo alla foresta perché... Ecco, lo sapevo. Devi essere il nuovo capopalestra. Vediamo come te la cavi. Perché potrebbe anche trovarsi in mezzo alle frasche così a caso. Meno male che abbiamo ancora sto attacco, mamma mia. Avessi avuto solo Palla Ombra era impossibile attaccare poi. Flebebe. Mandiamo Gastly che così iniziamo a livellare anche lui. È vero che però Flebebe è folletto? Sai che mi sa di sì?
In ogni caso, ancora un colpo ed è giù. Andato. Perfetto. Beh, well I will be. Beh, ci sarò. Reputazione salita di 10. Ed eccoci di nuovo nella zona di prima. Dobbiamo trovare quel sublight. Allora, Zubotto, lo tiriamo giù. Perfetto. Tutti i Pokémon che troviamo adesso li tiriamo giù, ma per il semplice fatto che così iniziamo a livellare. Ecco, anche perché metterò qui Gengar in prima posizione. Oh, non c'è uscito per mezz'ora. È il primo Pokémon, è il secondo Pokémon che appare. E quasi quasi lo catturo. Quasi quasi lo catturo perché è a livello 12. E magari mi esce di natura migliore. Spero di riuscire a catturarlo in realtà, Magari avere due Gengar non sarebbe sbagliato. E lo sapevo. Ti prego, fatti catturare, non fare lo stronzo. Non fare lo stronzo. Dai! Non è possibile. Proviamo... Ah, giusto, spettro. Non funziona. Ah no, è vero, che cazzo dico? Merda! Speravo di addormentarlo, stupido io. Lo ammazzo con qualsiasi attacco. Devo continuare a provare a catturarlo. Ti prego, fatti catturare! Ti prego! Non ne usciamo da qui. Consumeremo tutte le Pokéball probabilmente. Ti prego, fatti prendere. 1, 2, 3. Andata. Perfetto. Ora tocca quel Sablai. Se esce fuori. Vediamo. Ti giuro che secondo me è una merda. Secondo me è una merda. Perché ci escono ste nature svantaggiosissime? Escono ste nature di merda. Maledizione a loro. Smooth Shoot Bell? Che cazzo di oggetto è? Ah! Le rende più amichevoli i Pokémon. Beh, al mio start glielo do. Madonna mia, non vedevo sto oggetto da una vita. Non vedevo sto oggetto dalla terza generazione. Allora, finché sono stirattata va benissimo. Riesco comunque a tirarli giù. Beh no, non mi ci spreco neanche a catturarli. Non mi servono. Ecco fatto, allora. Dobbiamo trovare quel Sablai. Voglio trovare quel Sablai. Marcro, sì, non sarebbe male, ma è un tipo buio. Non ci serve. Io credo che ci sia forse una penalità nel gioco se tu usi Pokémon che non sono del tuo tipo. Forse, non ne sono neanche sicuro. In ogni caso dobbiamo fare attenzione. Ti prego, esci fuori, Sablai. Forse però, essendoci la grotta, c'è più possibilità di trovarlo là dentro. Che dici, gioco? Allora, aspetta, fammi vedere. Sì, ciao. Ah no, guarda che lo fa vedere. Nella mappa non serve una sega. Non serve veramente una sega. Perché giustamente penso siano sviluppati su una mappa diversa da quella del gioco stesso. Cioè penso che la mappa non la guardi mai nessuno, per quello la gente non li usa.
Non ci fa caso. Hai un server Discord per parlare con la tua community. I prossimi giochi consigliati che hai fan. È un gioco monotipo di il gioco. Più o meno. Allora, non ho un server. Partiamo dall'inizio. Non ho un server Discord perché c'è poca gente. Cioè, non abbiamo un pubblico così grande ancora. Prossimi giochi. Anche lì. Per adesso una lista mega lunga ancora da tirare su e non mi servono, senza cattiveria, non mi servono consigli al momento perché appunto di giochi ne ho ancora una marea e prima di ritrovarmi ad accettare consigli dovrò finirli prima. Però arriverà il giorno in cui chiederò consigli su cos'altro portare. E infine non è propriamente un gioco monotipo perché è un gioco in cui diventi capo palestra, questo. E quindi di conseguenza i capi palestra giocano con un solo tipo. Sì, in teoria è un monotipo, ma hai la possibilità di catturare tutti quelli che vuoi. Ed eccolo di nuovo qui, Golet. Allora, se riesco lo catturo un altro. Come fa ad avere lui liccata? Non ce l'hai una lingua, Golet. No. Eh certo, non posso fuggire. Quando ti fa comodo a te non posso fuggire. Allora. Vediamo anche solo di sconfiggerlo. Perché se riesco a sconfiggerlo, sai che quasi quasi me lo catturo. Riuscivamo a prenderci un po' di punti esperienza. Perfetto. Ti giuro che sei tipo Adamant, godo. Sono felice se Adamant. Preso. Andata. Pam. Perfetto. Vuoi dargli un soprannome? No. E lì c'è un cartello che probabilmente ci dirà: per adesso non puoi passare di qui. È un tipo spettro. Spettro metallo. Non posso non catturarlo. Non posso non catturarlo. Ah, ti prego non ammazzarmelo però. Perfetto. Mamma mia. La precisione. Fatti catturare, pezzo di merda. Allora, io quella Pokéball la stavo conservando per Sablai. Ma un Onage, voglio dire. Allora, vediamo. Nope. Com'è me? E smettila. Dicevo, com'è messo? Hardly. Oh, due Golet con natura neutrale. Ti dirò che non è male. Solo Ghastly è una merda. Solo Ghastly. Lui ci sta. Meno attacco, più difesa. Che di difesa ne calente. Quindi, a parte Ghastly, appunto, siamo messi bene. Allora, se 5 è uguale a 649, 1 è uguale a 151, a cosa è uguale 2? Allora, in teoria è facile. In teoria è facile questa. È un semplice giochino matematico, che probabilmente io sto per complicarmi la vita, ma dovrebbe essere ancora più semplice. Quindi se 5 sta a 649, allora 2 sta a... Allora, dobbiamo fare... Alexa, 649 per 2. 649 per 2 è uguale a 1298.
Alexa, 1298 diviso 2, diviso 5. 1298 diviso 2 è uguale a 129,8. Ho sbagliato, colpa mia. Alexa, 1298 diviso 5. 259, quindi in teoria, buonasera Harry Coop, in teoria 251, vediamo se ci abbiamo ragione. La matematica è semplice se la riesci a sviluppare in modo facile. Dipende tutto da come ci poniamo. In ogni caso è meglio non avventurarci oltre, perché che capo alla destra vuoi diventare? Ma è shiny? È shiny quello, ragazzi? Lo voglio. Me ne frega niente se non posso usarlo. Io lo voglio. Vabbè, che penso sia o è scriptata o è molto facilitata l'ottenimento di uno shiny. Non è shiny, perché ho avuto il dubbio che fosse shiny, ma è una forma diversa. È uno steel dragon. Non è non comune per un Aron finire per distruggere macerie in cerca di cibo. Molti fallimenti meccanici sono dovuti a lui. Non sapevo ci fossero le forme regionali. Merda, una forma regionale. Ci ho sperato fosse shiny, ci ho sperato tantissimo, perché io me lo ricordavo che... Vedi, c'hanno gli occhi rossi, lo so che c'hanno gli occhi rossi. No! Ah! Io lo sapevo che esistevano le forme regionali in questo gioco, però un Aron... Un Agron, anzi, di tipo drago... Lascia fare, cazzo! La palestra di tipo drago o di tipo metallo con una roba del genere? Madonna. Madonna mia. Non voglio neanche immaginare chi sceglie il drago. A parte che... Allora, parliamoci chiaro. Le pussy scelgono i tipi draghi. Perché tutti sceglierebbero i tipi draghi. Perché sono forti, sono belli, sono mistici. I veri uomini scelgono... I tipi folletto. No, non è vero. I veri uomini scelgono il tipo normale. Sai perché? Perché i tipi normali possono essere ammazzati solo di tipo lotta. Tutto il resto è danno normale. I normi come me scelgono i tipi spettro o i tipo psichico. O e ancora gli più normi scelgono i tipi base: fuoco, acqua, erba ed elettrico. Detto questo, vediamo un po'. Io me li porterei tutti, ma vorrei prendere il prima citato Sablai, Sable. Quiet, eh? Tra l'altro era un po' una merda. Comunque, aspettate che leggo tutto. Che capo palestra vuoi diventare? Segui l'anime Pokémon se sì, qual è stata la tua espressione quando hai scoperto che toglievano Ash come protagonista? Comunque potresti fare anche tu live su YouTube, ci sarebbero molti più fan. È vero. Dovrei farle su YouTube per un po' le live, è vero. Quello è vero. Ci ho pensato, però... Stavamo andando qua su Twitch e un po' mi dispiaceva. Un po' mi dispiaceva. Comunque, se vuoi puoi semplicemente chiamarmi Enrico, se è shiny. Se hai gli occhi rossi e shiny, il tipo drago copre molte debolezze di Agron. Esatto. Agron è... roccia metallo, con un terremoto lo fai fuori. In questo modo non voglio neanche immaginare che popolazione vuoi diventare. Comunque
ormai l'anime non lo seguivo da anni. Sapevo però benissimo che prima o poi sarebbe successo che Ash ci avrebbe salutato. Un po' ti dispiace, perché io lo seguo da quando avevo... Io ho visto la prima puntata, ragazzi. Io ho visto la prima puntata andata in onda su Italia 1. Me lo ricordo ancora quel giorno. Me lo ricordo ancora. E vedere Pokémon per la prima volta, quando è iniziato tutto, è una roba completamente diversa da chiunque l'abbia iniziato a vedere anni dopo. Che sei nato dopo, che hai iniziato dopo. È una cosa completamente diversa. Vederlo nascere il brand Pokémon è stata tutt'altra emozione. Se io dovessi scegliere, sceglierei di essere un capopalestra in Pokémon Fusion, ti direi. Se potessi scegliere, io sceglierei Pokémon Fusion e sceglierei comunque di essere un tipo spettro. È un po' strano, però... non è una brutta scelta, sai? Ora. Dipende tutto da cosa vogliamo scegliere di fare. Possiamo iniziare la nostra quest come capopalestra, ma prima io catturerei quel Sableye. Se riesco a catturare Sableye, abbiamo un'ottima copertura su molti tipi. Il tipo spettro buio copre molto. Copre molte debolezze dei tipi spettro, ovvero lo psichico. Ecco qua. A posto. Le live le potrai fare contemporaneamente su Twitch. Un gioco che ti consiglio, Silver Legend. Non posso farle sia su Twitch sia su YouTube, perché sono affiliato Twitch, e se Twitch ti sgama ti toglie l'affiliazione. Potrei provare, potrei farlo. D'altro canto non vorrei perdere l'affiliazione. Certo è che sì, su YouTube abbiamo molto più pubblico. Quello purtroppo non lo posso negare. Su quello non posso dir di no. E probabilmente mi trasferirò su YouTube. Ed è un bel po' che ci sto pensando. Mi dispiace per il canale Twitch, purtroppo. Mi dispiace perché più che altro non mi va di intasare il canale YouTube con le live. È quello che un po' mi infastidisce. Certo è che, come dicevo, su YouTube avremmo molta più gente. È già da un bel po' che ci sto pensando. E probabilmente... magari lo farò. Magari già da settimana prossima potrei iniziare. Potresti fare un po'. Ma è vero! Potrei fare un po', però sai com'è. Se poi la gente si abitua su YouTube, non passo a Twitch. E di conseguenza anche il contrario. E un po' anche il contrario non succederebbe. Eccolo qua. Di nuovo è il ritorno del figlio al prodigo. Dai, dov'è quel Sableye? Dove diavolo è quel Sableye? Senza di lui non voglio iniziare. Sapendo che c'è, non posso andarmene. Dopo averlo visto, non voglio iniziare la palestra senza quel Pokémon. Aver trovato Onage è stato... Qua, madonna mia. È stato il momento più alto della giornata. Avessi profumino, vero. Purtroppo in questa zona c'è talmente tanta roba che credo sia difficile anche con profumino ottenere quello che vorresti. Servirebbe il Pokégear, che lo trovi, inizi a fare avanti e indietro solo su di lui. Purtroppo mi sa che non c'è. Mi sa che ci tocca il vecchio e caro metodo di Pokémon, ovvero continua ad andare avanti finché non lo trovi. E probabilmente avrei preferito non sapere che c'era. Avrei preferito non saperlo, perché probabilmente non mi sarei messo lì tutto il tempo a cercarlo adesso.
E se avessi fatto la palestra di tipo buio, adesso avremmo già la squadra al completo. Avremmo già la squadra al completo. Però sono contento di aver fatto lo spettro, ti dirò. Sono contento perché abbiamo già trovato Onege, Golett, che sono due Pokémon che amo. Diversi mesi dopo. No, allora, facciamo così. Mi do altri 5 minuti di tentativo. Da adesso, che abbiamo 1 ora e 21 precise di come si dice? Di live. Se non lo troviamo in 5 minuti, iniziamo la palestra. Se lo troviamo e lo uccido, finiamo direttamente e vado in palestra. Vaffanculo, Samurai. Allora, io sono fiducioso che in 5 minuti non lo troviamo. Ne sono abbastanza sicuro. È stato totalmente un caso. È come quando vuoi dire disperatamente che ti esca un personaggio in un gacha. Lo vuoi. Non ti esce di sicuro. Potresti giocare a Pokémon Silver Legend. Magari lo guarderò. Magari guarderò com'è. Però sinceramente quando inizio un Akrom mi concentro tutta su quella e basta. Non le mischio e non ne gioco altre. Gioco solo quella che mi piace. E al momento questa non mi dispiace. Ti dirò che l'idea di diventare capo palestra mica male, anzi, è un concetto veramente unico. E se sviluppassero una roba del genere anche nei giochi originali, se tu davvero potresti diventare capo palestra. Cioè, allora, un'idea bella di Sole e Luna è stata quella di farti diventare campione e di difendere il titolo. E ci sta, è incredibile. Peccato che Sole e Luna siano un po' una merda. Ascolta, se fossi una palestra tipo buio, in questo momento lui sarebbe già nella mia squadra. E ti dirò, vecchio Sablai, no, direi proprio di no, visto che Twitch potrebbe poi picchiarmi. Eccolo qua, paralizzato. Sì, ti piacerebbe. Sono ancora sotto effetto di tormento? Esatto. Ecco qua, devo continuare a usare come si chiama? Confuse Ray, perché purtroppo essendo sotto effetto di tormento non posso usare due volte la stessa mossa. Sei veramente un bastardo. Non morire. Ok, è andata. Dovrei riuscire a catturarlo. Dovrei riuscire a prenderlo, anche se non ci serve. Sì, Confuse Ray è veramente... Stordiraggio è una mossa di merda. Proprio come lui che è crepato da solo. L'ho sempre odiato Confuse Ray, perché quando lo usavo io non funzionava mai. Cazzo, i 5 minuti sono già quasi passati. Quando lo usavano i nemici funzionava sempre al 100%. Sempre. Dai, manca un minuto, 1 minuto e 30 secondi. Se non esce adesso. Ho sprecato tempo con quello Zorua. Ma lo volevo, maledizione, lo volevo. Anche se non potevo usarlo. Niente, non vuole proprio uscire. Vabbè, è andata così. Vorrà dire che lo cercherò all'ultimo. E sono sicuro che mi muore. Lo so di sicuro che questo mi crepa. Io lo so che mi muore. Paralizza, pezzo di merda. Io mi ricordo su questo fuoco con Agatha che utilizzava sempre Stordiraggio. Allora, calmi tutti. Calmi, dobbiamo riuscire a catturarlo. Oh, 3 Pokéball. E
ancora 5 Pokémon per poterci provare. Ok, è in rosso. Ti prego, fatti catturare. Ho aspettato tutto questo tempo solo per prenderti. Merda! Allora, ti prego, tu non hai qualche mossa tipo a ipnosi? Non sono sicuro che possa funzionare. Non sono sicuro. Perché se uso que... lo sapevo che mi avrebbe ucciso. Ci ho sperato che usasse un'altra mossa. Ci ho sperato che non usasse un'altra. Niente, devo tentarla e basta. Due tentativi abbiamo. Ti prego, fatti prendere. Sempre a due. Sempre a due, maledetto. Sei un bastardo. Perché mi fai questo? Che lo ammazzo colpendolo. Di sicuro lo ammazzo. Vai. Non guardo. Ci ho sperato. Ci ho voluto sperare fino all'ultimo. Ho sentito tre movimenti con gli occhi chiusi. Ho detto, dai che arriva l'ultimo. Non è arrivato. Muori. Muori, per favore. Vabbè, è stato perlomeno una buona fonte di punti esperienza. Va bene. È il momento di avviare la nostra palestra, finalmente. Adesso esce un Sableye, quanto ci fai? No, è uscito un Rattata, dai, ma almeno quello. Che tra l'altro, ho appena notato, palestra di tipo spettro. Che cazzo di maglietta c'ho su? Maledizione. Fantastico. Peccato. Comunque siamo sui 6200 iscritti su YouTube. Diventa anche tu parte dell'armata dei Jakey. Abbiamo i biscotti dalla nostra parte. In ogni caso, che sfiga. Ci ho voluto credere fino all'ultimo. Ci ho voluto credere. Tre tacche ha fatto. Che bastardo. Piuttosto mi do fuoco. Di cosa? Ah, di entrare su YouTube. Va bene. Andiamo dal sindaco. Sindaco? Ah, no. Dov'è? Eccolo qua, vecchio. Ciao. Ah, Jaco, felice di vederti. Sarà meglio che ti dico quello che c'è bisogno da sapere. Per favore, siediti. Siediti e intanto mi fa rimanere in piedi il vecchio. Prima di tutto, sai che il capo palestra non può utilizzare Pokémon che non sono di quel tipo della palestra. In ogni caso, c'è un cavillo. Puoi usare un massimo di due Pokémon che non utilizzano il tipo di quella palestra. Grazie, vecchio. Loro sono conosciuti come Pokémon... No, aspetta. Loro devono conoscere la signature move della palestra, in ogni caso, che nel nostro caso è palla ombra. Grazie comunque, Enrico. Che è palla ombra. E se trovassimo un qualsiasi Pokémon, un Mewtwo per dire, o un Gardevoir, che mi impara palla ombra, o un Alakazam, kapum. Allora, in ogni caso, se perdi tante battaglie di fila, perderai il tuo status di capo palestra. Lo stesso succede se il pubblico non ha tanta fiducia in te. Giustamente.
Continua a tenere le persone felici e i tuoi Pokémon forti. Queste sono le basi per essere un forte capo palestra. Aiutare le persone can help booster aiuterà ad aumentare la tua reputazione. Prova a chiedere in giro, e specialmente se qualcuno sembra affranto o sembrano o si sta guardando attorno. Put your money in inoltre puoi mettere i tuoi soldi per improve, per migliorare la città e erigere dei palazzi. Parla agli uomini al banco se hanno dei piani per cui ti puoi investire. Infine, puoi reclutare gente nella tua palestra come allenatori della palestra. Cerca nella tua mailbox se c'è qualcuno che vuole apply, se vuole mettersi. Ti aiuterà anche ad aumentare la reputazione della tua palestra. For status. Per iniziare dovresti chiedere alla guida della tua palestra di aiutarti. Perché non vai a casa e controlli la mail? Potrebbero esserci qualche applicazione. Ciao. Se hai bisogno di qualcosa, come una vacanza o qualcosa, lasciamelo sapere. Stai cercando dei piani? L'uomo al desk può aiutarti. Sentiamo. Stai cercando dei piani? Benvenuto, come posso servirti? Building plans, demolish plans, ok. Quindi i piani servono per costruire i palazzi. Interessante. Allora, da dove lo installo? Play Store o Google? Ma Irone può imparare palla ombra. Chi è Irone? Comunque. Ah, Agron. No, non penso che possa impararlo. Comunque no, non c'è su Play Store. Devi installarlo su computer il gioco. Comunque, facciamo la nostra prima giornata alla palestra. Ma come? Ho già parlato con col sindaco, scusami. Con chi altro devo parlare? Con lui? Ah, no. Ma scusa, vecchio, ho già parlato con lui. Com'è stato il tuo giorno? E il mio giorno non è ancora iniziato. Capo. Ah, giusto, mi ha detto di andare a casa. Scemo io che non l'ho ancora fatto. È vero, è vero, è vero. Mi aveva detto di andare a casa. Ci sono 3 applicazioni. Allora, quale vuoi controllare? Il vecchio, che di solito i vecchi. Un vecchio annoiato e ritirato uomo che se sta seduto tutto il giorno. Questa scelta potrebbe non essere troppo popolare. In ogni caso, la tua popolarità non andrà su di molto. Ma non ti dovrai troppo preoccupare degli allenatori veterani così tanto. Vuoi chiamarlo? No. Allora, una scelta sicura. La tua reputazione potrebbe salire di molto. Una ragazza. Un'allenatrice che cerca un break dagli allenamenti. Daphne, get people looking your way. Potrebbe essere una buona scelta se mi fa salire così tanto. Io avrei scelto il vecchio, perché i vecchi si sa che se la cavano meglio dei giovani. Io chiamerei il vecchio, però sceglierò la ragazza, dai. Pronto? Chi è? Cosa? Sei Geco? Ah, questa è per la mia applicazione, giusto? È così? Non ci credo. Hai visto le altre applicazioni e mi sono preoccupata. Sei davvero un capo palestra, quindi non mi aspettavo che mi chiamassi. Come potevo competere? Scusa, sto straparlando. Ci vediamo domani, certo. Sarò lì, grazie. Abbiamo registrato il nostro primo contatto. Pronto? Sì, qui è il sindaco. Sembra che finalmente tu abbia
Ah, sembra che abbia finalmente scoperto come scrivere giù il tuo numero. Volevo solo vedere se, come andavano le applicazioni. Hai trovato qualcuno? Fantastico! Allora sarà meglio che ti riposi per il grande giorno di domani. In ogni caso, stavo solo controllando, abbi una buona giornata. Sarà meglio che aggiungi i suoi contatti. Perfetto. Ma quindi, oh, finalmente. Tanto il prossimo che prendiamo è il vecchio. Voglio avere un veterano. Voglio avere il veterano nella mia palestra. Buongiorno, Geco. Ora che ti sei abituato, permetti che ti introduca gli allenatori della palestra. Io sono Jimmy e lei è mia sorella Sandy. Noi daremo tutto per te, quindi tu da tutto per noi. Gli allenatori della palestra sono una parte vitale di ogni palestra. Ti raccomando di guardare la mailbox di tanto in tanto per nuove reclute. In ogni caso, fin tanto che sei alla palestra, dovrai confrontarti con gli allenatori durante le ore. Sfida ognuno di loro e ognuno di quelli che ti batterà dovrai dargli una medaglia. Ricordati, troppe perdite e sarò costretto a farti lasciare la posizione. Non sarei costretto ad aprire la palestra ogni giorno. Quando la palestra apre e chiude è in base a te. Ma non stare via per troppo a lungo, sei ancora... devi ancora fare un lavoro. Cammina dentro la palestra, se il tuo team è in ordine, e inizia la giornata. E siccome stai iniziando da poco, il tuo team sarà, di esattamente solo 3 Pokémon prima che la tua giornata inizia. Niente di più, niente di meno. Sali di rango e potrai averne fino a un 6 per combattere contro gli allenatori. Per adesso concentrati solo sugli ordini giornalieri. È andato, finalmente posso smettere di sorridere. Sarà meglio che ti impegni, non abbiamo voglia di avere un altro capopalestra lazzarone. Guarda, nulla di personale contro di te, ma l'ultimo capopalestra faceva veramente schifo e ha lasciato questo posto in rovina. Era davvero uno shame, come si dice, imbarazzo in ogni caso. So kind. Era davvero gentile i primi mesi che era qui, ma come capopalestra ha smesso di importarsi un giorno. Anche altri capopalestra se ne sono andati e ognuno di loro... è stato cacciato via dalla città. Non ho idea di cosa sia successo, ma se qualcosa succede non ho visto perché il gioco è andato avanti. Scusate, interrompo? Sono pronto a lavorare se sei aperto. Ho promesso che avrei fatto qualsiasi cosa in mio potere per fare il lavoro al meglio che posso. About the mood killer. Parlando giusto di ammazza mood. I guess it's alright. Credo che vada tutto bene. Penso che stavamo diventando troppo overzelanti. Già, sembra abbastanza nervosa. Nella mia via per arrivare qui, il sindaco mi ha fermato e mi ha detto di darti questi numeri. Ah, che sono tutti quanti i numeri utili. Ha detto che sono molto importanti. E ha detto di tenerli giusto in caso. Quindi come iniziamo? Il giorno è tuo. Per iniziare la giornata entra dentro la palestra e con un team compatibile. Ok, quindi ha detto solo 3 Pokémon, eh? Ok, 3 Pokémon, eh? Vediamo. Allora, lei perché è il nostro starter. Lui perché è il nostro starter. Lui è buono, però l'altro è più forte. E ha Shadow Punch. Direi di prenderlo. Lui, a meno
Special attack, quindi non ci conviene. Ok, facciamo 1. Poi anche lui è buono. Facciamo Onage. E per oggi togliamo Ghastly, visto che è l'unico che è messo male rispetto agli altri. Poi più avanti lo avremo Gengar. Aspetta, non ho più i Pokémon a livello 20, in che senso? No, ce li ho ancora a livello 13, oh, meno male. Non è vero lo sfarsi cazzi tuoi? Ma quindi tesino nella città, esatto, se quindi fai male il lavoro, tante care cose, signor, ciao ciao. Io in ogni caso, allora, il gioco ti dice che qual è lo starter, Misdreavus. Misdreavus è il nostro starter, lei, lui. Ah, lui non può impararlo, però lui sì. Allora, il gioco ci dice che possiamo avere tutti i Pokémon che vogliamo del nostro tipo. Ma se ne facciamo Pokémon di un altro tipo, devono però imparare Shadow Ball. Il che ci porta ad avere Pokémon di tipo psichico che potrebbero impararlo. Che parliamone. Com'è possibile che una spada abbia un sesso? Bella domanda, se lo chiedono tutti in sala. Ma perché in teoria credo che sia tipo uno spirito che ha posseduto la spada, quindi sessualmente parlando potevano. Allora, vediamo solo una cosa. C'è una lettera. Ciao, sono Jacob e stavo pensando se potevo unirmi alla tua palestra. So che è un po' improvviso, ma vorrei unirmi. Totally not joining because you're only gym leader with a girl. Oh no. Not a would be wonder if that right. No, non mi piace Jacob. Sembra un allupato. Iniziamo la giornata? Vai. Ti mostrerò di cosa sono capace. Vieni, ragazza. Ok, mi mandi contro uno Starly? Brava. E io ti mando uno Psycho Wave. No, 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 si trova un lavoro vero. Esatto. Non mi piace, non mi piace. Comunque io vengo dalla Lombardia, sono di Bergamo. Flebebè. Vai Onage. Dobbiamo livellare anche lui. Tra l'altro ho sbagliato una cosa. Io volevo mettere Onage come primo Pokémon. Volevo mettere lui, solo che mi sono dimenticato. In ogni caso, vabbè, non mi serviva automatizza, però meglio essere più veloci prima di lui. Facile. Tra l'altro, chissà quanti. Quanti scontri ci sono in una giornata? Te lo mostrerò la prossima volta. Wow, la tua reputazione è salita a 10. La tua palestra è aumentata di reputazione. Rendi worth il my time. Rendi produttivo il mio tempo. In realtà non è produttivo. Bello sto sprite, è degno, una roba del genere. Atina. Tipo folletto questo, eh. No, forse tipo psichico. Non ne sono sicuro. Non li conosco alcuni dei Pokémon nuovi. Onage. Guarda caso. È una sfida a due qui, eh. In ogni caso, bye bye. Chissà quanto resisteremo. Electrike. Chissà quanto resisteremo come capo palestra. Lui 34 sconti dopo. Eh già. E Shadow Punch. Al cane elettrico. Bravo, bel colpo. Ah, statico. Fastidioso, ma sapevo che sarebbe potuto succedere.
Non male. Io intanto sto... mi sto prendendo tutti i loro soldi. La tua reputazione è salita di 30. Ventura the nothing gain. Nulla di perso, nulla di guadagnato. Contento tu. Ah, ma guarda, un'arma a livello 15, vedo. Dovrei riuscire a farcela comunque. A furia di Shadowbolt dovrei riuscire ad ucciderlo. Hai tirato in campo il mio Pokémon più debole, vedo. Bravo, aumentati pure la difesa. Pezzo di merda. Eccolo qua. Sapevo sarebbe potuto succedere, ma ero preparato all'inevitabile. Detto ciò, Shadow Ball. Andata. Vorrei curarmi. Non so come funziona nel gioco. Confuse Ray. Al posto di Spite, dai. Ecco fatto. Sì, ma che vengono a fare se sei troppo forte? Sono un capo palestra, ci provano loro. 720 dollari. Bella giocata, capo palestra. Altri 30. Ma basta. Ti darò tutto quello che ho. Che ne dici, Rattata? Ti dico che ti faccio un culo così, Jeff, madonna mia. Io lo so già che Jeff sarà uno degli allenatori che incontreremo da qua a fine gioco. Quel Rattata arriverà al livello 100, io me lo sento. Me lo sento qui. Me lo sento già che Jeff ce lo troviamo. Come diventare ricco in poco tempo? Potresti mettere un bel colore per i tuoi follower nella live? Come mai ti era messa la web? Perché ogni mezz'ora si spegne. Ogni mezz'ora mi si spegne. Rattata no, madonna mia. Posso mettere un cartello fuori dalla palestra? Rattata non ammessi in questa palestra? La reputazione è salita di 10. Sembra che oggi siano tutti gli allenatori della giornata. È tempo di chiudere la palestra. Quando il giorno finisce, puoi andare diritto a casa oppure nella break room. A volte alcuni allenatori potresti trovarli lì. Magari alcuni di loro potrebbero darti degli oggetti. Sei sicuro di controllare spesso? Sono sicuro che non ci sia nessuno. Ah no, c'è una ragazza, ciao. Ah, è la ragazza che abbiamo reclutato. Stai andando bene là fuori? Hai parlato con gli altri allenatori di recente? Potrebbero avere qualcosa di cui parlare. Gym trainers, gonna train. Ehi, gli allenatori della palestra si alleneranno oggi. Santa, alcune volte gli allenatori will want to train. Si alleneranno. Se ti alleni con loro, li aiuterai ad aumentare la tua reputazione. Vuoi allenarti? Certo. Se ti sei allenato con gli allenatori, il tuo rispetto è cresciuto. Posso uscire? Quando fai la giornata, devi andare a letto. Ti dirò. Quando avanzi nella giornata, otterrai del revenue. Revenue cos'è che è? Le ferie? No, non credo. Il reddito, ah, ok, beh. Porti anche Pokémon marron merda. Non posso, perché se non ricordo male, è una delle Acron bannate da Twitch. Se non ricordo male, Twitch te la sgama subito e te la tira giù. Quanto reddito prendi dipende da quante costruzioni hai fatto in città. Tieni un buon bilancio e dovresti ottenere un buon reddito. Quindi non dormire sopra i... come si dice? Sopra le costruzioni. Sono 3 giorni da quando ho iniziato come capo palestra. In realtà è tipo il secondo giorno, ma va bene, accettiamone come se fossero 3. Quindi prendi il reddito di cittadinanza in Pokémon, più o meno. Beh, oddio, prendi il reddito come allenatore. Quanti soldi abbiamo?
Abbiamo 3.000 poche dollari. Allora, andiamo un attimo dal sindaco. Io farei così. Farei ancora questa giornata. Allora, il sindaco non serve una sega in questo gioco, ormai l'ho capito. Io farei così. Farei ancora questa giornata. E magari domani o fuori dalla live mi metto un po' a farmare. Mi metto un po' a farmare e a tirare sugli altri livelli. Ciao ragazzo. Lascio che ti mostri cosa... cosa la montagna ha fatto questo vecchio uomo. Se vuoi ti faccio vedere cosa ti faccio io a te. Ti faccio un culo così. Allora, prima di tutto ci velocizziamo. Drago Rage è una mossa di merda, perché fa danno fisico, fa danno fisso, e a inizio gioco 20 di danno è esagerato. È veramente esagerato. Per fortuna io ne ho 40, quindi Shadow Ball fa 40 di danno? Merda! Già la nostra prima sconfitta per un pezzo di merda? Davvero? No, no, no. Non è plausibile. Non lo possiamo permettere. Un Wubat, eh? Ecco quanti soldi abbiamo. Una lira e due bottoni. Ma vale anche 5.000 lire e mezza mela. Proprio perché non siamo poveri, ma non siamo neanche ricchi. Bello questo. Ah, ma allora mi... ma se mi ritira su tutti i Pokémon che mi muoiono, allora non c'è nessun problema in questo gioco. Scusa un attimo, perché mi è aumentata l'attacco speciale? Oh... no, aspetta. Boh. Non so perché mi è aumentato l'attacco speciale. Ah, no, me l'ha abbassato. Allora, cagati. Mi spiace per te, ma stai combattendo contro la spada sbagliata, stronzo. Perfetto, Zubat ancora. Continuiamo con lui. E Shadow Sneak. Perfetto. Ah, le mie orecchie. Cosa? Cosa mi stai dicendo? Ho perso? Sì, perché sei un coglione. Vai, mia splendida bellezza! Dio mio, ti faccio il culo nel retro della palestra. Che carino, è la falena di ghiaccio! E ho sbagliato, dovevo velocizzarmi. Vabbè che sono più veloce io, però. Fallito, torna a lavorare. Flebebe. Fioricat. Gli evita i colpi critici, pezzo di stronzo. Ti faccio il culo lo stesso, anche senza i critici. Cosa credi? Cosa credi, che io abbia bisogno dei critici per farti fuori? Su, siamo seri. I miei bambini. La reputazione è salita. Rendi utile questo tempo. Ancora sei qui? Non ti ha insegnato niente l'ultima volta? Non imparano proprio mai, eh? Non imparano proprio mai. Allora, in teoria adesso siamo più veloci di lei. Mi piace un sacco la musica. Mi piace un sacco la musica delle lotte. Veramente carina. Aerial Ace, certo. 60 di danno già così all'improvviso. Dammeli subito. Assolutamente, se mi arriva un tipo lotta,
o un tipo insetto, e hai voglia. No, continuiamo con Onage. È un combattimento fra spade questo. E tra l'altro io sono più veloce. Wow, bravo. Bel colpo. Complimenti. Ma sì, ma che bravo, continua pure. Io intanto ti demolisco. Alla prossima lotta, quando la vinci, puoi dire che è stata una bella lotta. Torno quando sarei meno stupido e farei meno schifo. Vabbè. Electrike. No, continuiamo pure con Onage. Vai pure. Allora, io nella mia testa, quando ho scelto il tipo spettro, non avevo neanche messo in considerazione Onage e Aegislash. È stata un'ottima scelta. La palestra è tipo spettro, secondo me, ce la portiamo avanti per un bel po'. Ce la portiamo avanti per un bel po'. Spero di non perdere. Spero di non perdere. Non mi andrebbe di ricominciare il gioco da capo. Non male. Torna quando farei meno schifo. Puttana. No, si scherza ovviamente. Vuoi andare nella break room? Certo. Allora, c'è ancora la ragazza. E basta. Cosa c'è qui? Ti sei allenato con gli allenatori 3 volte. E con oggi facciamo 4. Ti sei allenato, il loro rispetto è cresciuto. Ok. Si è fatto tardi e io ho dei video da montare sul canale. Salviamo. La musica. Signori, grazie a tutti della compagnia. Sono fuori fuoco. Grazie a tutti della compagnia, come sempre spero di avervene fatta altrettanto. Noi ci vediamo domani sera, sempre qua in live. Probabilmente continueremo Hollow Knight domani. Probabilmente, deciderò. Signori, grazie a tutti e buona serata. Ciao!